Le operette morali escono nello stesso anno dei Promessi Sposi. E questo è importantissimo. Abbiamo le due modelli di prosa opposte. Il discorso della materia infinita, il discorso dell'ateismo che traspare nelle operette morali è quello che lo condanna. Cioè l'Italia è l'Italia di Manzoni, non è l'Italia di Leopardi in quel momento. Conte, ho saputo che il governo vi ha impedito di pubblicare lo Spettatore fiorentino. Era un bel nome per un giornale. Sì, un'idea di Ranieri. Io avrei preferito Le Flaneur. Tra tanti giornali utili al progresso, il nostro non avrebbe avuto utilità alcuna. Ma che volete dire? Che non miravamo ad aumentare l'industria o a giovare al mondo. Solo a dilettare chi l'avrebbe letto per ridere. Ma ti dico la verità, ho riletto i suoi componimenti e nulla mi è piaciuto. La medesima, eterna, insopportabile malinconia. Gli stessi argomenti. Nessuna idea, nessun concetto nuovo. Ah, certo, lo stile è bello. La questione è un'altra, riguarda noi e le nostre idee liberali. Giacomo, vi parlo con amicizia. Di questi tempi è dannosissimo ostentare una disperazione come la vostra. Il nostro secolo ci ha insegnato che la condizione umana si può migliorare di gran lunga da quello che è, come è già migliorata indicibilmente da quello che fu. Giusto. Amici miei, lasciamo stare. Il mio libro, bruciarlo è il meglio. O se no, osservarlo come un libro di sogni poetici, di invenzioni, di capricci malinconici, come l'espressione dell'infelicità dell'autore. Perché in confidenza, mio caro amico, io credo felice voi e tutti gli altri, ma in quanto a me, con licenza vostra e del secolo, io sono infelicissimo. E tale mi credo. E tutti i giornali dei due mondi non mi persuaderanno mai del contrario. Che arrogante mediocrità. Andiamo, Tomaseo. Leopardi non è quel che si credeva, ma così esagerate. Voi dite? Nel Novecento non ne resterà nemmeno la gobba. Leopardi, già fin quando era in vita, era detestato anche dai suoi amici per questi aspetti di antiprogressismo. Possiamo dire che Leopardi era un reazionario? No, assolutamente no. Non è questo il punto. Nel 1835 lui scrive una palinodia al marchese Gino Capponi. Ho letto le vostre operette morali. Un libro malinconico, al vostro solito. Sì, al mio solito. È malinconico, sconsolato, disperato. Si vede che questa vita vi deve parere una gran brutta cosa. Che vuol dire? Io avevo fissa in capo questa pazzia, che la vita umana fosse infelice. Ah, perché invece adesso avete cambiato opinione. Sicuro, sicuro. Studiando più profondamente, capii che la felicità della vita era una delle grandi scoperte del nostro secolo. Marchese Gino Capponi chi era? Era uno dei tanti intellettuali che davano vita alla rivista L'Antologia. Gino Capponi era entusiasta del progresso, come tantissimi altri, come Niccolò Tomaseo. Il progresso, le tecniche, le macchine, tutta una serie di innovazioni tecniche che avrebbero potuto rendere migliore e più felice la condizione umana. Errai, candido Gino. Assai gran tempo e di gran lunga errai. Misera e vana, stimai la vita e sovra l'altra insulse l'età cor si rivolge. Capponi, quando lesse questo testo, andò su tutte le furie e scrisse al VSE: quel gobbo di Leopardi maledetto mi ha coglionato.